rassegna stampa di oggi 2 febbraio 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Centrodestra, l'Unione Europea assolve Berlusconi, con la Lega o no sarà lui il perno e lui promette faremo governo europeista. Le istituzioni di Bruxelles furono tra coloro che soffiarono sul vento che portò alle dimissioni da Premier del 2011, ma ora è tutto dimenticato. Processi, condanne, cene eleganti. Secondo Repubblica, d'altra parte, lui ha garantito che la Lega non sarà al governo e non è mai arrivata la smentita. E la resurrezione di San Silvio, titola così il Financial Times, ma per l'Unione potrebbe diventare un problema. Roma, Raggi dice i bambini non vaccinati restano a scuola, ok alla mozione in consiglio, il PD dice gioca con la salute. Il testo è stato approvato dall'Assemblea Capitolina all'unanimità. La lettera della sindaca alle ministre Lorenzin e Fedeli. La mancata vaccinazione non è ostativa alla continuità del percorso educativo. I democratici contestano la scelta dicendo senza vergogna vogliono aggirare la legge per strizzare l'occhio ai Novax. Molestie, la lettera di 124 donne del cinema italiano. Non puntiamo il dito, ma contestiamo il sistema, hanno detto. La scelta davanti alla quale ogni donna è posta sul luogo di lavoro è abituati o esci dal sistema. Scrivono le lavoratrici del mondo dello spettacolo, appunto. Parole che però non sono piaciute ad Asia Argento, che dice finalmente è arrivata la letterina di Babbo Natale. Contestano l'intero sistema, ma si guardano bene dal fare nomi, scrive appunto su Twitter. Amazon brevetta bracciali per monitorare i performance dei dipendenti, scoppia polemica e Gentiloni dice sfida e qualità. Il colosso dell'e-commerce, secondo quanto riferito dal sito di tecnologia GQuire, avrebbe già depositato la tecnologia composta da un emittente e da un ricevitore che permette di rilevare la posizione delle mani su un piano a due dimensioni, verificando la performance legata a compiti specifici. Elezioni. Bridgewater scommette 2,4 miliardi di euro contro l'Italia in borsa in vista del 4 marzo. Il fondo del miliardario Ray Dalio punta contro intesa davanti a Enel ed Eni, Unicredit, Banco BPM, BPR e Priceman, la Generali, l'Azimut e UBI, infine Unipol, Terna, Snam, Mediobanca, Moncler, Leonardo, Finecchia e Atlantia. Incominciamo con la guerra economica, cari amici. Perfetto, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.